Potete acquistare crediti su un sito affidabile a prezzi bassi e già scontati andando nel link qui sotto in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e finalmente ben ritrovati con questo video di carriera. Dico finalmente perché nonostante voi abbiate visto poco tempo fa il 25esimo episodio, l'avevo già registrato da tempo, prima del Romix per farvi capire. Quindi mi fa piacere di tornare a registrare perché c'è Coman ragazzi che come sapete sta in una condizione incredibile, così come tutto il nostro Livorno. Oggi però bisogna fare anche un po' di mercato oltre a giocare e io qui ho tutti i vostri commenti sul PC. Con tanti giocatori che mi avete consigliato, quindi adesso piano piano, intanto già prima di giocare la partita con il Cesena, con il Genoa, li andremo un po' a cercare. Uno dei primi che mi avete consigliato veramente in tantissimi è Allen, che però non è, come mi avete detto, quello del Liverpool, quindi non so nulla. Sarà questo? Vediamo un po', in base al potenziale. Contratto in scadenza fra 5 mesi. Quindi teoricamente potremmo prenderlo a poco. Comunque chiediamo informazioni. Ditemi se non è lui, chiaramente, perché magari ho sbagliato il giocatore. Però comunque è interessante anche perché ha il contratto in scadenza. Ok, questa è un'ala sinistra. La descrizione di questo giocatore è stata fenomeno. Quindi ragazzi, è tra l'altro cedibile in prestito. E quindi ringrazio Mister Lucien. O Lucien, o come si pronuncia, scusami, non lo so. Comunque, grazie perché qua rischiamo veramente di prendere un buonissimo giocatore. Attenzione perché non mi avete detto i ruoli, però questo lo conosco. Diop, l'avevo preso in una carriera proprio quest'anno con la Roma. E mi era piaciuto molto. Quindi io lui proverei a prenderlo. Non mi ricordo se avevo già fatto offerte in passato. Comunque, lì leggo che ha un valore abbastanza alto. Quindi potremo provare un. Più che un acquisto, una sorta di prestito con diritto di riscatto o roba del genere. Adesso vedo un po', mi arrangio io. Ottimo periodo per il Livorno che è esattamente a metà della classifica con ben 23 punti, che è un bottino molto molto buono. Ha chiuso benissimo il 2015, adesso direi di aprire bene anche il 2016. Quindi il tocco largo dalle parti di Rosi, in verticale dalle parti di Greco che è solissimo davanti ad Aboko. Greco col destro! E il Genoa in vantaggio, dopo 6 minuti si sblocca la situazione. In favore de della squadra che in questa carriera si è dimostrata la nostra bestia nera. La finta di Baluli che riesce a passare c'è dentro Coman, servito Coman, l'aggancio difettoso e poi non riesce a calciare verso la porta. Giropalla del Genoa, il pallone arriva a Iago Falche che corre verso Abogo, poi allarga dalle parti di Rosi che arriva dalla parte opposta. Rosi col destro, malissimo Abogo, il raddoppio del Genoa. Livorno però che è un po' in letargo. Iago Falche quindi va in velocità, Bernardeschi al limite, il sinistro! La traversa a dire di no! A Federico Bernardeschi, la pressione, poi torna fuori da Reed che pensa a calciare, Reed ci prova, deviazione, il pallone diventa buono per Bernardeschi che crossa in mezzo per Baluli, fuori gioco di Bernardeschi, Baluli avrebbe depositato il pallone in porta, Livorno in possesso e quindi Livorno che esce in maniera molto elegante con il pallone che arriva a Bernardeschi, si accentra e poi lascia Baluli, da fuori Baluli col destro che diventa buono per Reed e Livorno torna in partita in modo un po' casuale, il gol è di Harrison Reed, 2-1, Urraco. Giropalla del Livorno, il pallone dentro per Coman, al limite Coman, Coman, Coman sul fondo. Ha avuto la palla del 2-2. Bernardeschi dentro ancora per Coman, Coman al limite, vuole le finte, Coman riesce a passare, Coman in aria, il destro! Ecco il guizzo del campione, 2-2, il pareggio del Livorno. Giocata incredibile quella sul difensore del Genoa e poi manda a vuoto netto il pari del Livorno, il dodicesimo centro stagionale del francese. Abate. Palla ancora per Kofi. Tiki-taka quello del Genoa. Il cross sul secondo palo. Attenzione che Rosi è solo, riesce a metterla giù e a calciare. Abogo questa volta
Dice presente ed è calcio d'angolo. Lambrughi però capisce tutto e Livorno ha uno spiraglio per ripartire. Cioè, si Sinicardi solo a destra. Lambrughi, anzi, non so chi, prova ad aprire il gioco e lo fa bene per Sinicardi che arriva all'appuntamento con il pallone. Poi si ferma. C'è al centro Luci che arriva. Luci, palla dietro per Donsà che non riesce a calciare. Arriva con un attimo di ritardo. Non eccellente il pallone di Luci. Così finisce un match bellissimo. 2-2 al picchi tra Livorno e Genoa. Comunque, un punto guadagnato e non due persi, perché ricordo che dopo appena 20 minuti eravamo sotto di due gol, quindi direi che ci è andata di lusso. Allora, intanto arrivano un po' di risposte. Allora, il Carpi rifiuta l'offerta per Magoku. Per il prestito di Benzia, ci faranno sapere? Ci faranno sapere, perfetto, attenzione, Benzia si può prendere. Poi, Jamie Allan, va bene, lo possiamo prendere. E loro è eccessiva. Non mi ricordo che gli avevamo detto, ma mi pare che l'avevo abbassata parecchio. Quindi eccessiva, raga. C'avete dei problemi voi. Comunque, per loro possiamo farlo, ragazzi. Possiamo. Io darei anche 400.000 tondi tondi. E da quello che mi avete detto voi, comunque, se me l'avete consigliato, si vede che è un ottimo giocatore. Fa bene al nostro centrocampo, nel senso che quando devo fare entrare Luci è sempre un tabù perché. Probabilmente uno con i piedi migliori avrebbe messo un assist migliore per il gol del 3-2. Comunque, per Diop l'offerta era troppo bassa perché appunto non sono interessati e l'offerta era insufficiente. Adesso però voglio anche altre risposte, in particolare per quell'esterno magico fenomeno, che non mi ricordo neanche il nome. Per l'appunto loro accettano il prestito, quindi ragazzi andiamo a prendere questo Alan Saint-Maximin. Io lo chiamerò Maximin. Per non complicarmi di molto la vita, è un prestito secco fino a fine stagione ed è un giocatore che penso ci potrà dare una grossa mano perché comunque è un'ala sinistra, adesso voglio vedere anche dove può giocare. Può fare anche l'attaccante, io direi che è lui che andrà a fare l'attaccante in questo momento perché Bonazzoli se può guardare. Comunque come ho scritto nella descrizione dello scorso video è ancora troppo acerbo. Leviamo Celleino e procediamo con le altre trattative. Ok, questo è un altro giocatore che mi avete consigliato, Moussa Dembélé del Fulham. Mostra un ottimo potenziale, io chiederei informazioni, ma lui lo seguirei anche perché qui non ci dicono proprio nulla. Neanche la forza in prospettiva, quindi ho chiesto informazioni anche per lui, a questo punto direi di avanzare in vista della gara contro il Catania. Allora, per Benzia, attenzione che hanno accettato, ragazzi. Hanno accettato e questo, ragazzi, è un grandissimo passo in avanti. A parte il fatto che non abbiamo soldi, quindi direi di andare un attimo su stanziamento budget e fare un miracolo, ragazzi. Ah, però, ragazzi, no, giustamente io mi stavo andando a complicare la vita, ma non pensavo al fatto che i soldi non ce li dobbiamo avere ora, ma l'importante è che ce li abbiamo a fine stagione. Quindi, ragazzi, altro acquisto a sorpresa, ma direi acquisto con la A maiuscola, Yassin Benzia. Attenzione, perché loro accettano e. Ah! Loro ce lo darebbero a zero. Buono, buono. Andiamo. A zero, ragazzi, Moussa Dembélé. Altro attaccante, comunque. A questo punto, se arriva lui, è chiaro che andiamo a cedere Jefferson. Mi pare giusto. Forse mi conveniva. Adesso magari la rifaccio subito l'offerta. Metterlo come contropartita, altrimenti poi abbiamo anche troppi attaccanti. Per lui si può fare, risistemando un attimo lo stanziamento budget. Lui, ricordiamo, era Jamie Allen. Comunque, ragazzi, andiamo a giocare la gara contro il Catania. Siamo ospiti al Massimino. Non sarà una gara per niente facile. Due ne promosse contro. E quindi speriamo di far bene contro una squadra che non mi sembra però messa benissimo in classifica. Non ci facciamo ingannare dalla carta. E vediamo un po' cosa dice il campo. Per Baluli, tocco di ritorno. Coman dal fondo. Lo scavetto per Benzia. Prova, a te chiude, quindi Baluli vuole lanciare proprio Maximin che qui può correre, è la sua dote migliore sulla corsia di destra che teoricamente non è la sua fascia, ancora Maximin, mette dentro, c'è una deviazione, il pallone che termina in calcio d'angolo, il primo corner della partita in favore del Livorno, torna da Barisic, ecco il cross che diventa quasi un tiro, e a poco la deve alzare sopra la traversa, mamma mia che rischio, Benzia, che comunque ha recuperato abbastanza palloni, dimostra di essere un lottatore, qui però attenzione all'errore clamoroso che porta al gol di Calaiò. Un tiro e un gol del Catania. E poi azione clamorosa perché da un tentativo di rilancio di Benzia il pallone intercettato arriva proprio al 45esimo il vantaggio del Catania che chiaramente fa esplodere il Massimino. Man.
ferma, trova Benzia ancora Coman, vediamo un po' la grinta di Coman che entra in area, ci trova Benzia, il cross è per lui, Peruzzi, zero cambi nell'intervallo, si ricomincia con Balluli che prova subito ad andare, trova lo spazio per passare, ancora Balluli, va tutto da solo, va col sinistro, sul fondo, il primo squillo del secondo tempo, ce la Fares, vediamo un po', rincorsa col destro di Balluli, Giuro regà l'ho vista dentro. Ci sono rimasto troppo male. Peruzzi, Coman riesce a strappargli il pallone. Peruzzi va per terra e quindi Coman può avanzare in rigore. Coman. La mette, ma non ci credo, ragazzi. Perché nessuno va a attaccare il pallone? Abbiamo giocato anche meglio. Lambrughi, Benzia, libera Reed, cioè Lambrughi con Reed che tiene il pallone, lo rioffre a Benzia in area, Benzia col mancino, Frison e poi il palo colpito da Benzia. 2 minuti più recupero, che se non è di 5 minuti bestemmio. Isco a rimorchio per Martigno in area, poi Robert, sto guardando solo quanto da di recupero praticamente in questo finale, 5 di recupero, forza, ripartire, Sigardi, cerca Benzia, lo trova, aspetta Maximin, ora lo serve, c'è dall'altra parte non so chi, ma comunque Livorno ha una possibilità ora con Maximin che si va a chiudere. Questo c'aveva 90 di accelerazione, ma chiaramente al 90esimo di Catania-Livorno diventa meno 30. Poi attenzione però al regalo, il regalo del Catania, quindi Reed è stanchissimo anche lui, ti prego resisti però, riesce quantomeno a tenere il pallone, Reed. E poi si ricomincia da capo. C'è Don Sa solissimo però. Don Sa. C'è anche Maicon. Si dovrebbe tirare però. Niente. Adesso si fa male il nostro giocatore perché il FIFA ormai lo conosciamo troppo. E succede questo. Catania batte Livorno 2-0. Credo, perché potrebbero segnarne anche altri. Quindi arriva una sconfitta. La seconda nelle ultime 10 partite più o meno, adesso non voglio esagerare. Comunque, dopo quella di Roma arriva anche la sconfitta di Catania, del tutto immeritata, ma purtroppo è andata così, ragazzi. Adesso io farei un altro po' di mercato e poi chiuderei qui il video, perché vorrei registrare anche GTA e non ho molto tempo stasera. E poi comunque Fortunato chi? Pure, vabbè. E poi dicevo che comunque, avendo fatto anche abbastanza mercato, penso che non voglio che il video diventi troppo lungo. Allora, offerta per Jefferson, che però andrei a rifiutare almeno questa, perché volevamo prendere quell'altro attaccante. Quindi adesso aspetterei quella risposta e la risposta anche per il centrocampista. Vediamo un po'. Allora, offerta accettata di Jamie Allen, perfetto, quindi arriva il centrocampista. Ci rimangono pochissimi soldi, non so con che formula volevamo acquistare o non volevamo prendere l'altro giocatore. Quello che è sicuro in questo momento è che andiamo a prendere un altro giocatore che sembra essere molto interessante, perché 81 di resistenza per lui che ha 19 anni va benissimo. Questo era Jamie Allen. Detto questo, ragazzi, il video giunge al termine. Quindi se vi è piaciuto questo mercato, ragazzi, lasciate un pollicione in su. Nonostante un ritorno in campo del Livorno che ci lascia un po' perplessi, ma ci può stare, perché comunque dopo la pausa le squadre sono sempre un po' stanche. Le nostre, non quelle degli avversari. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo con i prossimi video. Vi ho già detto tutto, bella.